situazione, gli abbonamenti del Comune di Bombolino Mezzano, come può essere soddisfatta da questi fondi vincolati delle quattro regioni? Allora, bisogna innanzitutto distinguere gli abbonamenti per gli studenti di scuola media superiore e gli abbonamenti anche per gli universitari che ormai non esistono più da vecchio tempo. Per quanto riguarda i primi abbonamenti, cioè quelli della media superiore, quello che noi stiamo vedendo è che in atto la Sicilbus, non avendo avuto pagato alcune rate che il comune avrebbe già dovuto pagare, non vuole mettere gli abbonamenti ovviamente per gli studenti. E di conseguenza le famiglie ovviamente hanno difficoltà a mandare i ragazzi a scuola, perché significa fare il biglietto per intero, oltre ovviamente ai soldi della colazione, ai soldi dei libri, eccetera. Quindi questa è una cosa. La seconda cosa è quella degli studenti universitari che non l'hanno mai avuta già da parecchio tempo, sin da quando è finita l'amministrazione Milone, e che si potrebbe risolvere con l'emendamento che il sottoscritto ha avuto votato all'unanimità in sede alle 4 Terre. Le 4 Terre, ricordo, sono l'unione di 4 comuni, cioè Belmonte Mezzani, Santa Cristina Gela, Altofonte e Piana degli Albanzi. Quindi questo emendamento, ripeto, presentato dal sottoscritto e sottoscritto anche da altri 2 consiglieri di Santa Cristina Gela e anche uno di Piana, di fatto che cosa fa? Cerca di indirizzare una somma piuttosto considerevole, se si considera che il bilancio delle 4 Terre va da 160 a 200.000 euro circa, quindi indirizza praticamente più di un terzo di questo bilancio verso il diritto allo studio per gli studenti universitari. Perché è chiaro che un genitore che deve mandare a scuola un figlio che va all'università, il problema si pone esattamente nella stessa misura quando, come in questo periodo, deve mandare a scuola un figlio delle medie superiori. E quindi questo emendamento, qualora i sindaci dei 4 comuni volessero utilizzarlo per la parte che a loro riguarda, e cioè un quarto, cioè 15 esattamente diviso 4 in base alla popolazione, però se gli altri non lo fanno, teoricamente un sindaco furbo potrebbe utilizzarlo, diciamo così, anche in modo più cospicuo. Però di fatto quello che si può fare, siccome è già un emendamento votato all'unanimità e quindi sono soldi già disponibili o comunque dovrebbero essere già disponibili, i sindaci possono integrare, perché l'intenzione è quella che queste somme che si possono prelevare debbano essere integrate da soldi disponibili nei bilanci comunali, cioè nei bilanci che ogni sindaco e ogni consiglio comunale deve fare. Cioè, se mette a disposizione una certa somma, li integri con quelli che puoi prelevare dalle 4 Terre e le mette a disposizione degli studenti universitari. Quindi gli studenti universitari e le loro famiglie avrebbero meno problemi per poter ovviamente andare a Palermo e recarsi nelle università, eccetera, eccetera. Quindi a me sembra che questo... Ma visto che noi abbiamo il commissario, adesso lui che si deve interessare per avere disponibilità di questi fondi? Il commissario fondi. Ovviamente non conosce questo emendamento, ma lo conoscerà, perché una volta che adesso io l'ho detto ed è verbalizzato, se il commissario leggerà, e penso che leggerà appunto questi verbali, saprà, o comunque se non riuscirà a saperlo in questo modo cercheremo di farlo sapere. Lo faremo sapere tramite un emendamento che possiamo fare anche al bilancio comunale. E ovviamente si può, diciamo, che non so se risolvere complessivamente, però sicuramente un aiuto, anche se non lo può risolvere al 100%, lo risolve al 60-70%, è sempre un grande aiuto che si dà. Ma per utilizzarli bisogna prima approvare il bilancio, può integrare questi soldi a una liquidità che lui deve avere. Ma certo, non avendo approvato il bilancio, abbiamo questa liquidità? Allora, ovviamente, ma il problema non è soltanto di liquidità, il problema è un problema politico. Allora, se un'amministrazione sceglie di fare una politica che non è quella che sta facendo il governo Berlusconi, che toglie ai poveri per dare ai ricchi, è chiaro. Se vuole invertire percorso e dice: io praticamente cerco di utilizzare i fondi regionali o i fondi comunali, in questo caso i fondi comunali,
li utilizzo, una parte li utilizzo per cercare di venire incontro alle famiglie, lo può fare, però diventa un atto politico. Questo atto politico oggi col mio emendamento è un atto facilitato, cioè nel senso che avendo già una base di partenza, ogni sindaco nella propria comunità, nel proprio governo, nel proprio comune che amministra, può mettere a disposizione altre somme che vadano ad integrare quelle di cui già può godere nel contesto delle quattro terre e dare la possibilità agli studenti universitari di ovviamente utilizzare diciamo, questi soldi al meglio. Non solo, ma con quello che abbiamo detto stasera per quanto riguarda invece i fondi comunali, rinunciando al nostro gettone, facendo un progetto però che sia praticamente indirizzato direttamente a questo progetto e non che si perdano nei meandri delle casse comunali, ovviamente si può fare esattamente la stessa cosa, cioè utilizzare cifra modica, quella dei nostri gettoni. Di quanto stiamo parlando più o meno? Stiamo parlando di cifre nell'ordine di poche migliaia di euro, però potrebbero fare perché la cosa, anche perché il diritto allo studio è un diritto e non è una cosa che viene regalata da nessuno, né dal sottoscritto né da nessuno. Il diritto allo studio è un diritto sancito dalla Costituzione italiana e pertanto un sindaco, un commissario, un consiglio hanno il dovere di approntare tutte quelle misure che consentano il diritto allo studio, cioè avere le somme disponibili per gli ammortamenti.